Era il 1509, circa 60 anni prima del trionfo di Lepanto. Venezia ebbe paura. La sconfitta di Agnadello rappresenta un vero e proprio shock per i veneziani. È la prima volta che la Repubblica si trova sconfitta pesantemente nella terraferma veneta. I veneziani vedono il fumo che si leva degli incendi in terraferma, da Treviso, da Mestre, sentono il rombo del cannone che sta assediando Treviso, che sta assediando Padova. Sono disperati. E allora emerge una crisi nella coscienza. Che cosa hanno fatto i veneziani per meritarsi questo? Perché Dio li punisce in questa maniera? È una crisi di coscienza che deriva anche dal fatto che in questo periodo c'è uno spostamento di interessi economici dal mare verso la terraferma. I mercanti veneziani hanno smesso i loro panni di mercanti e si sono trasformati in proprietari agricoli. Manca quella voglia di profitto che aveva caratterizzato la città per secoli. Ecco perché li punisce Dio, perché hanno tradito la loro vocazione. Era il 1509. Per decenni la Repubblica Veneziana aveva allargato i propri domini, avanzando lungo il Mediterraneo e puntando senza limiti a nuovi territori. Aveva conquistato addirittura dei porti in Puglia. Era inevitabile che prima o poi qualcuno non avrebbe più sopportato in silenzio mire espansionistiche di tale portata. E infatti il re di Francia, Luigi XII, formò con Spagna e Sacro Romano Impero la Lega di Cambrai e attaccò la Repubblica. Nulla poteva Venezia sola contro le più grandi potenze europee. Il 14 maggio, ad Agnadello, crollò il suo dominio su tutta la terraferma. Nessun dominio è davvero perpetuo. Oh, non domandatemi se sono stato lontano. Sono stato fino alla Ghiara d'Adda, dove avvenne quel fatto d'armi in cui furono ammazzati tanti dei nostri. Compare, non vidi se non cielo e ossa di morti. Il 14 maggio 1509, ad Agnadello, nella parte orientale della Lombardia, si confrontano l'esercito veneziano e quello francese, guidato da Luigi XII. In verità si tratta di una battaglia non proprio eccezionale, perché si scontrano la retroguardia dell'esercito veneziano e buona parte dell'avanguardia francese. Tuttavia la battaglia ha un effetto devastante. I veneziani, che stavano vincendo durante la giornata, si trovano all'improvviso soverchiati dalla cavalleria pesante francese e dai quadrati dei fanti svizzeri, e buona parte delle truppe schierate, presa dal panico, si disperde lungo la pianura. È una sconfitta che fa male sul piano militare, non tanto, ma soprattutto su quello politico, perché da quella sconfitta si dipana un senso di crisi, di sconforto, di panico che coinvolge tutta la terraferma, e una dopo l'altra le città della terraferma apriranno le porte all'esercito francese, all'esercito imperiale che sta arrivando da nord, e a sud all'esercito pontificio. È la crisi. Una manciata di mesi e i domini furono riconquistati. Ma non erano pochi coloro che consideravano Lepanto come unico e vero riscatto per la città. L'immediata riconquista dei territori non fu merito dei veneziani. Fu permessa solo dal voltafaccia dei nemici, terrorizzati dall'illimitata crescita della grandezza della Francia. Papa Giulio II, infatti, abbandonò la Lega di Cambrai e si alleò con Venezia, subito imitato da Spagna e Sacro Romano Impero. In circostanze di questo tipo è chiaro che la città lagunare si ritrovò dalla parte dei vincitori senza particolari meriti. Nella buona fortuna, parendo loro aversela guadagnata con quella virtù che non avevano, erano venuti a tanta insolenza che chiamavano il re di Francia figliuolo di San Marco. Di poi, come la buona sorte gli abbandonò e che gli ebbono una mezza rotta a vai là, dal re di Francia, perderono non solamente tutto lo stato loro per ribellione, ma buona parte ne dettero al Papa e al re di Spagna per viltà ed abiezione d'animo. Machiavelli è sempre molto critico nei confronti dei veneziani, che accusa di coltivare insieme ambizione e viltà.
La sua posizione si contrappone fortemente al grande mito di Venezia come repubblica ideale che domina Firenze e tutta la tradizione umanistica. Città fondata per necessità e divenuta ben presto padrona di un vasto dominio marittimo, la sua colpa agli occhi di Machiavelli è quella di aver esteso le proprie ambizioni di potere anche alla terraferma, pur essendo priva di un esercito proprio, tanto che un'unica sconfitta mette a repentaglio l'intera esistenza della Repubblica. In una lettera del 7 dicembre 1509, Machiavelli racconta che i veneziani, riconquistati in pochi mesi i territori perduti con la sconfitta ad Agnadello, vi fanno rappresentare un'immagine di San Marco che tiene in mano, invece del Vangelo, una spada, a dimostrazione della tardiva consapevolezza della necessità di armi proprie, senza le quali qualunque ambizione diventa mera viltà. Lepanto fu il riscatto, la potenza ritorna dal mare. Responsamus te, mare, in signum veri perpetique domini.